Domani è Natale, dice, ma Natale è passato già diverso tempo, oggi è tempo di Sanremo, ma che ce ne frega. Sanremo vale quanto, che so, quanto un normale, insomma, concorso di karaoke poi alla fine. Vediamo cosa ne pensano i Litio con il loro portavoce, Daniele. Buongiorno Daniele, come stai? Buongiorno a te, molto bene, grazie. Oh, a Firenze che tempo tira? Firenze oggi è una bellissima giornata. Meno male, meno male. Senti, allora, ti posso chiedere una cortesia? Ecco, se tu potessi magari eliminare il viva voce, magari la cornetta, così va sì, bene. Aspetta. Se no si sente una cosa pazzesca, si sente. Certo, un attimo. Dai, vediamo. Attimo, sì. Dai, vediamo, dai. Nel frattempo io... Vai, mi senti meglio ora? Oh, assolutamente meglio. E sai, tu la confondi la notte col giorno, no? Ogni tanto. Senti Daniele, allora parliamo un po' di Litio, che bella storia. Saluto tanto e abbraccio il mio amico Italo Mastrolia, che è il vostro manager. Esatto. Un bravissimo amico. Devo dire una cosa però, Daniele, devo dire una cosa. Sai, voi vi siete proprio affidati nelle mani giuste, secondo me. Ecco, voglio spezzare una lancia a favore di Italo, ecco, in questo caso. Sì, lo crediamo anche noi, ecco. Un manager grandioso, perché comunque competente, molto competente, sì, esatto. Senti, a proposito della vostra musica e a proposito della vostra nascita, voi nascete musicalmente quando? Allora, io ho formato il gruppo nel 2002, quando ero ancora un ragazzino, ecco. ho iniziato da solo, poi ho iniziato a trovare un po' di persone, sì. Però diciamo che poi negli anni si sono susseguiti variazioni di formazione, diciamo. Esatto, e ora siamo a quella attuale. Ecco, che non sono dei turnisti, sai? Sono degli abitué, insomma, di Litio. No, sono per me una famiglia. Ecco, sono Matteo alla chitarra, sì. Walter al basso, sì. Marco all'altra chitarra e Leonardo alla batteria. Quindi siete tre chitarre, non ci sono suoni di violini, pianoforti, eccetera. No, non facciamo quel genere di musica. Ecco, e allora vogliamo dirlo: siete una falsa riga di Iron Maiden? Ma no, perché diciamo che noi siamo molto più, diciamo, così ci hanno definito l'ultima recensione del nostro nuovo disco, ci hanno definito molto americani, ecco. Quindi più sul Nickelback, Foo Fighters. Ecco, Foo Fighters, sì, ho capito. Quindi, allora, è il primo lavoro che fate voi, no? Che incidete, giusto? No, il terzo disco. È il terzo, ecco. Io vorrei sapere ancora di più su questo tema. Vi ispirate tanto a qualcuno oppure è una cosa proprio personalizzata vostra? Cioè, non ci ispiriamo, perché fortunatamente... crediamo di poter dire la nostra con la nostra anima, quindi crediamo di essere molto originali in quello che facciamo. Siete molto bravi, io ho avuto modo di ascoltare qualche pezzo che insomma ho avuto e vi assicuro che mi avete dato una bella emozione. Sapete che noi organizziamo un festival del rock tra gli ulivi, tra la natura, quindi sarà una bella storia questa qui, è il primo evento in Italia tra gli ulivi, perché noi lo faremo tra gli ulivi, quindi è una rock music between your nature 0.16, la musicoterapia dell'ulivo, la chiamiamo così. Bella storia. Bella tosta, hai capito? Oh, senti Daniele, allora a te è venuta st'idea, sta cosa qui, che insomma voi avete portato tra l'altro anche in giro, no? Avete fatto una sorta di tournée, vero? Sì, noi attualmente abbiamo superato i 500 concerti nella nostra carriera, sì. Siamo aperti a
da Giussi Ferreri, Emma Marrone, abbiamo Simple bello. Minds, poi abbiamo suonato noi Luca Summer Festival, bello. Abbiamo fatto un tour europeo, quindi diciamo che non siamo proprio di primo pelo. Sì, è chiaro che se, insomma, io è chiaro che la vostra biografia la conosco benissimo, però io faccio le domande al fine che proprio il diretto interessato possa dire esplicitamente così come stanno le cose, perché è inutile, certo. Io le racconto nel momento in cui tu non ci sei, però ovvio, siccome, ovvio. Siccome ci sei, allora 2009 ha cominciato con lo stato delle anime, no? Stato d'anime, che non è uno stato d'animo, non è uno stato d'animo, ma stato d'anime. Un stato d'anime, sì, perché avevamo piacere che sia, visto che comunque noi la musica che facciamo, la facciamo come se volessimo dare una voce un po' al popolo, sì. Quindi erano le anime delle persone che avevano bisogno di dire qualcosa. Quindi vi siete proprio calati all'interno proprio della personalità di qualsiasi persona che vi ascolta? Sì, 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 perché noi... Cioè, diciamo, la nostra forza è essere sempre comunque vicini ai nostri fan e ascoltare quello che hanno da dire, i loro disagi e tutto, e poi riuscire a trasformare in musica. Ecco, ascoltare quello che hanno da dire e a volte tirare fuori anche quelle verità che sono nascoste. Sì, verità nascoste, che invece è stato il secondo disco, è stato, diciamo, un disco di svolta per la band, perché comunque ci ha... Abbiamo caratterizzato il nostro sound, sì. E poi era un disco molto introspettivo. Avete cambiato il line-up, no? Sì, sì, c'è stato un grosso cambiamento. Poi diciamo che le verità nascoste erano un po', diciamo, un po' di... Era qualcosa che io avevo dentro, che avevo da dire dopo tutto quello che era successo, perché c'erano un po' delle vicende che mi avevano un po' segnato dopo il cambio di formazione. Ho capito. E le ho messe nel disco. Quindi non era proprio una conseguenza del fatto di aver lanciato Stato d'Anime e aver guardato all'interno delle persone che ti ascoltavano. Quindi Stato d'Anime, conseguenza per sentire quello che si nascondeva dentro, cioè le verità nascoste. È come se fosse una conseguenza al precedente, no? Sì, alla fine sì. Ecco, perché poi se ci fai caso, dici, lo stato d'animo, e tu mi dici che lo hai fatto proprio per vedere che cosa si nascondeva all'interno delle persone che guardavano, che vedevano. E quindi hai cercato di tirare fuori le verità, quelle che si nascondevano. E in questo caso poi ti ha consentito anche di vincere anche dei concorsi, no? Per esempio quello organizzato da Virgin Radio, Beatles Band, che è una bella cosa quella lì, eh? Sì, sì, quello è stato, diciamo, il nostro fallo all'occhiello, perché siamo partiti, eravamo 1850 band in tutta Italia, siamo rimasti solo in due, tra cui noi e un'altra band, che poi ci siamo giocati, diciamo, l'apertura a un grosso artista a Firenze, poi noi siamo arrivati secondi, purtroppo, però insomma ci siamo fatti un bel nome. Siamo arrivati secondi, non è che foste arrivati, che so, il 26esimi, siamo arrivati secondi, scusate per la modestia. Vabbè, e poi siete arrivati a Litioland, per fare cosa? Sì. A Litioland, diciamo, è il mondo come lo vediamo oggi, dove vediamo un mondo di grande ipocrisia, un mondo di nessuno, perché ormai c'è molti problemi tra la gente, sì. Quello che ci circonda oggi, guerre, malasanità, comunque... questa è una cosa che... Problematiche sociali più che altro, Sì, sì, no, infatti questo è, diciamo, il disco più sociale del gruppo, perché avevamo bisogno di urlare, sì. Un segno di protesta da parte dei Litio. Sì. Protestiamo per quello che avviene attorno a noi, quello che noi vediamo. Esatto. E c'è una canzone che dice io no, con l'hashtag, vero? Esatto, è stato il nostro primo singolo, che poi tra l'altro... è stato portato anche in giro per l'Italia, proprio a livello social. Ecco. E dove abbiamo praticamente chiesto alle persone qual era per ognuno proprio io, no.
Allora, e abbiamo avuto, sentiamo avuto molte risposte. Proprio un frammento di questo pezzo qui, che poi dopo noi utilizzeremo anche nelle nostre playlist e vedremo di promuovere questo Little Land che vedete in sovraimpressione anche dal nostro video. Una bella cosa, quest'uomo, sei tu quello seduto di spalla? Come? Sei tu quello che guarda l'orizzonte, per dire, no? No, non sono io, è il bassista. Ah, il bassista, va bene. Allora, sentiamo questo frammento di Io No. Allora, personale, il no all'industria moderna, no? All'industria di sì, questo, in questo caso sì. Per noi il nostro no era diciamo un monito per dire sì. Che non ci sta più bene il fatto che gli artisti emergenti o comunque sì. Chi ha un sogno nel cassetto debba per forza passare da un talent o sì. Diciamo un programma di quel calibro. Ti posso dire una cosa? Mi posso aggiungere al tuo no, però io lo faccio dalla parte delle radio. Io odio le radio che sono conformate, che hanno una direttiva sulla musica che devono programmare. Noi siamo un residence della musica e quindi vuol dire proprio un vero e proprio residence. Io lo ripeto a tutti gli artisti: con 100 stanze, ogni stanza è assegnata ad uno diverso dall'altro. Per fare in modo, dare la possibilità che anche chi non è stato mai sui grandi palcoscenici, nelle grandi radio, possa fare la musica, ecco, possa dare il suo contributo. Perché noi siamo per la musica, mica siamo per le, per le cazzate. Esatto, ormai, ma infatti c'è una lotta. C'è una lotta che sta facendo. È business, caro Daniele, business, ormai è tutto viziato, hai capito? È tutto viziato. No, ma infatti noi vogliamo lottare perché gli artisti abbiano obbligatoriamente un passaggio nei network anche più grandi. Certo, bravo. Infatti c'è. Speriamo, noi siamo tra quelli che stanno lottando per questo. Speriamo che ti ascoltino, ma tanta gente ha lottato. Vedi che la lotta del 68 dei cantautori ha fatto sì che questo avvenga dopo moltissimi anni. Chissà se un domani non possiamo parlare proprio di Litio e di Daniele, no? Ma speriamo. Che ha cominciato questa battaglia. Ma voi fate bene a fare tutto ciò che fate e noi vi daremo una mano. Ci uniamo a voi. Questo mi fa molto piacere. Naturalmente spero che insomma tutta la protesta e tutto quello che si fa sia nel massimo dei limiti di correttezza anche civica, no? Ecco, noi facciamo una protesta molto civica e la facciamo contro questi grossi imprenditori che insomma non fanno altro che assicurarsi spazi di etere, spazi di satellite, spazi musicali. Non c'è più libertà, prima c'erano le radio libere, adesso non ci sono più. Hai capito? No, è tutto ormai è controllato. Addirittura sì. i padroni sono le radio, non sono più le casse discografiche. Appunto. Ora non posso fare nomi perché non. C'è un network che fa i suoi 5 artisti. E basta, è chiaro. E poi c'è la produzione che gli impone che cosa devono programmare, è chiaro, no? Esatto. Quindi Daniele, non ci sei mai tu lì.
non ci sarei mai. Meno male che ti diamo la possibilità noi, dai, che cazzo. Dai. No, ma guarda, abbiamo noi sposato subito fortunatamente da quando è uscito il disco ci possiamo lamentare. Tra l'altro noi siamo a Sanremo oggi e domani, bello, al Palafiori del comune, quindi vuol dire che qualcuno ci sta ascoltando. Perfetto, sei insomma, molto modesto, molto coi piedi per terra. Immagino che la tua protesta possa sicuramente arrivare ad avere una eco importante, no? Speriamo. Che dici? E magari, senti, magari anche i tuoi colleghi, no? Non so, non regna l'invidia, insomma, quando si arriva ad una linea che sta tra l'alto e il basso, no? Quindi non c'è molta invidia tra di voi, vedo che siete molto ma non ci deve essere, perché la musica come ha detto ieri per l'appunto Bosso a Sanremo, mamma mia che bella storia, la musica si fa insieme, mi ha fatto veramente venire i brividi, con questa cosa che ha detto lui, dice la musica e la vita si fa insieme, mica possiamo fare cose individuali. Non ci deve essere invidia tra musicisti, purtroppo c'è, perché io vivo nel mondo della musica da 20 anni, conosco veramente qui la scena fiorentina, dall'Itfiba alla Nannini, insomma io li conosco tutti, ho avuto la fortuna direi di conoscere tutti. Io pure li ho conosciuti fortunatamente con la Taranta, perché sono venuti qui a fare le loro performance, Pelù e la Nannini, Nannini mi sembra 2 volte. Sì, hanno girato un po' e poi loro sono molto, appunto, sono molto presi da questo business, poi alla fine, no? Hanno perso si perde un po' la dimensione di quello che lei è un musicista, che comunque ma se essere... è vero che il mondo gira, passerà anche da questa parte, da quella parte dove ci sono le persone brave, le persone che cercano di dare un contributo anche alla musica italiana, perché poi hai detto che la musica italiana si chiami solo Sanremo, No, assolutamente, anzi, direi che la musica italiana non sappiamo c'entra nulla. Direi proprio ormai... che è una sorta di ipocrisia. Sentiamo un altro frammento di un'altra bella canzone vostra, che è La grande ipocrisia. C'è un po' di ipocrisia, vero? C'è tanta ipocrisia. E diffidenza? Posso dire diffidenza anche, aggiungo? Sì, allora io penso... C'è una sorta di diffidenza, vero? Magari quello che abita a fianco a casa tua magari fa finta di no... No, ma io parlo, guarda, questa canzone, per quanto si possa credere, parli, diciamo, degli altri ranghi, invece parla proprio di noi, perché alla fine... La grande ipocrisia è il fatto di predicare bene e razzolare male, alla fine si parla di dal razzismo alla raccolta differenziata, che magari insultiamo qualcuno perché butta una bottiglia di plastica in terra e poi noi non siamo neanche capaci di dividere carta con plastica, per dirti. Senti, ad un certo punto che cosa vuoi dire quando dici vedete tante ingiustizie, tante cose e ingoiate il rospo senza parlare? Cioè il silenzio per le persone è sempre troppo comodo, perché comunque il fatto di non esporti non ti porta mai comunque a rischiare niente. Quindi dici, dobbiamo arrivare, qualcuno deve arrivare a dire no,
di tanto in tanto. No, infatti noi non, cioè il nostro motto è noi non abbiamo paura di parlare e noi parleremo, non vi diremo nessuna bugia. Bravo, sono felice, veramente sono contento di aver trovato un giovane che fa parte proprio della squadra, perché c'è, lo sai che dietro di te c'è un'altra squadra che opera in questo senso, no? E quindi certo. E dietro all'altra squadra ce ne sarà un'altra ancora. L'importante è dire la verità e con grande sincerità, senza diventare la cosa strumentale, no? Perché poi tanti ci marciano sopra su questa cosa, sai? No, ovviamente. C'è qualcuno che lo fa apposta proprio per farsi notare, no? Per diventare uno che strumentalizza le cose. Invece questo non deve avvenire, perché è una cosa che devi sentire veramente dall'interno tuo, no? Cosa che fai tu? No, infatti io ho avuto la fortuna, cioè essere il cantante di una band e avere l'opportunità, perché io alla fine ho pensato, io ho l'opportunità di dire qualcosa, l'opportunità di farmi ascoltare essendo un cantante, e questa cosa la devo sfruttare per fare capire alle persone che si può, cioè non dobbiamo avere paura di non fare più una cosa, di dover star zitti e ingoiare il rosso, come appunto dicevi tu prima. Certo, senti una cosa, volevo dire, in futuro che cosa c'è? Cioè, al di là della storia di Sanremo di oggi, insomma, a cui... Ma noi fortunatamente ora abbiamo iniziato il tour sabato, sono andato con Sold Out a Firenze, perché abbiamo fatto il locale all'altra prima data completamente full. Bravo. E abbiamo già parecchi festival fissati quest'estate, sì. Abbiamo date in tutta Italia, Milano, Torino, Salerno, sì. E quindi messaggio. Non ci incontreremo personalmente anche qui in Salento, speriamo, se ci volete. vediamo, parleremo con Italo e vediamo di che cosa c'è bisogno. Vabbè, tanto poi è chiaro che i contatti non li fai tu, no? I contatti. No, io mi occupo di suonare e cantare. Bravo. Lui si occupa della burocrazia. Mi aspettavo che tu dicessi questa cosa. Senti, Daniele, allora mi ha fatto tanto piacere, veramente. Siete in cinque, no? Anche a me molto, grazie. Questa intervista tu potrai riascoltarla in podcasting, oppure naturalmente sicuramente il nostro ufficio comunicazione ti darà l'opportunità di averla anche sulla tua pagina, naturalmente. Perfetto. Quindi così ti ascolterai mentre sei in macchina tranquillo e stai parlando, e che magari ti guardano che sei al telefono, dice ma quello sta parlando con una ragazza, invece no. No, invece no. Senti, va bene Daniele, e ti auguro naturalmente moltissima fortuna. Grazie. A te in particolare, perché sei l'ideatore della band, e speriamo che la band non si sfasci, insomma, continui, abbia un seguito, insomma, ecco, ma diciamo che ho trovato la quadratura del cerchio. Ma speriamo che tutto vada per il verso giusto, cioè come vuoi che vada, e certo. Naturalmente ti abbraccio cordialmente e spero di poterti avere presto qui. Anzi, ci vuoi dare un punto di riferimento anche agli ascoltatori che ti stanno in questo momento seguendo? Un punto di riferimento dove possono trovarti, eccetera. Ecco. Per chi ci vuole ascoltare e capire quello che facciamo, basta andare su Facebook/Littleand o su YouTube/Littleand. Ora, tra l'altro, settimana prossima c'è il nostro nuovo video della grande poesia che finalmente uscirà sui canali Bebo. E poi potete seguirci appunto dalla pagina Facebook per tutti i nostri live che verranno comunicati appunto lì. Promuoveteci il nostro evento, che è un evento mondiale, mi raccomando. Quello voi, molto volentieri. Voi che siete già insomma in giro per
per fare tutto quello che c'è da fare. Siccome è una bella giornata questa qui che noi dedicheremo proprio all'interno di questo festival alla musica rock, quindi tra la natura, vi chiedo appunto di caldeggiare il nostro evento. Certo, sarà fatto sicuramente. Ti saluto con una bella con il titolo di una bella canzone. No, un ritornello di una bella canzone degli anni 30, 40. Ok. Ti saluto così, ti posso salutare. Poi me la fai. Certo, rock. Come no? Me la fai rock, me la fai, come la fai tu, Hai capito? Cioè, la musichi tu. E allora ti saluto con prima di tutto Il silenzio di Dio, che è una canzone che fa parte del tuo album, chiudiamo con quella. Però io personalmente ti saluto con La porti un bacione a Firenze. Ok. Immaginavi? No, No, non me lo immaginavo. Sorpreso. Va bene, grazie Daniele e grazie a Litio. Bravi. Litio Land, ricordate l'album, andatelo a cercare su tutti i siti specializzati per i downloads, scaricatelo oppure acquistatelo se volete. Grazie Litio e Daniele, ciao. Ciao, grazie. Non ho più scelta, lo
Ascoltala, ascoltala, ascoltala. Vivila, vivila, vivila. IRDM, IRDM, IRDM.